Facciamo un applauso per magari per smorzare l'emozione di tutti noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e perdona i nostri debiti, il Signore sia con voi. Signore, Dio eterno, manda la tua santa benedizione non solo su queste fotografie che ci ricordano momenti belli della vita del nostro fratello cantante artista Manno, con tutte quelle persone care che sono ancora qui a Policoro per ricordare la sua memoria, anche ai posti, è vero, signor Figlio. E credo che la più bella fotografia è proprio la persona di Manno, che resterà impressa nell'animo di ciascuno di noi. Una persona resta sempre viva dal canto, vero? E voi sentirete le sue canzoni, i suoi dischi, e che anche la nostra vita possa trasformarsi in un canto di bontà, di misericordia, di dialogo tra di noi e di arte, l'arte che trasforma la durezza del cuore e della testa. E allora viva Manno e grazie a chi ci permette di ricordarlo e permetterà alle nuove generazioni a ricordarsi di questo grande artista con l'augurio che altri possano imitare la sua arte e donarci e donare agli altri ai vostri canti bellissimi. È bello cantare la vita, è vero, non solo viverla, ma viverla trasformandola in un canto quotidiano. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su tutti voi e auguro a tutti voi presenti una santa Pasqua. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E così sia. Chi è questo? Siamo qua tutti vicino per questo grande momento. Il Paolo del Mastro, tutti insieme. Un attimino, facciamo. E poi si prende a salutare Gloria D'Agostino, che nessuno l'ha ringraziata e la ringrazio io personalmente.
vieni qua un attimo, vieni. Ne ho 43. Madonna.